Siamo qui a Hampstead e stiamo andando a trovare Pincadella. Gabriele, seguitemi. Mentre aspettavamo, insomma, per Gabriele, abbiamo trovato Lucia. Lucia, mentre. Raccontaci questa focaccia che, insomma, Gabriele è tanto amato, è diventato famoso, ma in realtà il merito è tutto tuo. Sì, no, tutto mio no, per metà. Il merito è suo, che ha avuto questa bellissima idea di valorizzare questa cabina che è stupenda e poi, insomma, di portare un po' la tradizione italiana, quella della focaccia con la mortadella, qui a Londra, che è amata non solo dagli italiani, come molti pensano, ma anche da tantissimi local, da tantissimi inglesi. La mia è la versione pugliese, essendo io pugliese, salentina, della provincia di Brindisi. La mia è, sì, diciamo che è la pugliese, quella un po' più tipicamente pugliese. Guarda, io dico sempre che nella cucina il vero segreto per qualsiasi cosa si prepari è l'amore verso quello che si fa, il vero ingrediente è quello, se si cucina con amore e con passione, perché sai, devi cucinare qualcosa che poi devono mangiare gli altri e quindi attraverso quello devi praticamente portare l'amore che tu provi verso il cibo, lo devi far sentire a loro attraverso il cibo, quindi il vero ingrediente segreto è solo quello, l'amore verso, e la passione verso quello che si fa. Queste che facciamo noi, questa che faccio io, va dalle 24 alle 48 ore di lievitazione, facciamo una lunga lievitazione che permette di avere un impasto un po' più morbido, che tiene meglio nei giorni, che ti si scioglie in bocca, insomma, quindi cerchiamo di fare comunque un prodotto che sia qualitativamente buono, un buon prodotto, cioè non un prodotto, insomma, arrangiato in poche ore. Un prodotto che piace, che ha riscontrato tantissimo successo anche qui a Londra, ripeto, non solo con gli italiani come molti pensano, ma in realtà gli inglesi amano la focaccia, tutti i tipi di focaccia, ripiena, con i pomodorini, con le cipolle, ce la mangiano veramente in tutte le salse. E lui ha avuto una grandissima idea, Gianluca, perché insomma ha portato un'eccellenza. Gabriele, perché Gianluca, vabbè. Noi siamo qui con Gabriele Contenta per il nostro episodio di Search for Britannians. Gabriele, ciao, grazie per averci accolto. Inizialmente volevo fare solo caffè, solo diciamo bar, tipo caffè e cappuccini, però poi ho voluto cambiare strada e ho voluto aprire appunto dentro una cabina telefonica che particolare è quasi unica, la focacceria più piccola del mondo. Vabbè, l'inglese diciamo l'ho studiato a scuola, quando stavo in Italia, mi sono trasferito negli Stati Uniti veramente, ho fatto le high school lì, quindi diciamo l'inglese già era bello abbondante, insomma. Ah sì, eri già preparato, sì, insomma, ero già preparato, affrontare... sì. L'Italia diciamo ha molta cultura, molta arte, storia, diciamo c'ha tutto, il mangiare, la natura, i paesaggi, ogni regione ha un cibo a sé, quindi è quella la particolarità. Però diciamo siamo sempre più bravi a esportare all'estero che mantenere in Italia. Deve un attimo diciamo cambiare forse la mentalità di aprire ai giovani appunto le nuove idee che i giovani hanno. È difficile in Italia? Beh, diciamo è difficile per tante cose della burocrazia, cose varie, però forse è più difficile appunto per la mentalità che forse piano piano sta cambiando. Ho fatto richiesta durante il secondo lockdown, quindi gli uffici erano chiusi, diciamo, ho aspettato quasi un anno per avere la risposta, però penso che se non era per il lockdown forse era un po' più breve. Diciamo, ho riunito tutti gli italiani a Londra, qui ad Hampstead, perché è comunque una cosa particolare, poi la mortadella, gli italiani vanno matti. Certo. E non solo gli italiani. Siamo molto creativi e comunque nella storia abbiamo visto Leonardo da Vinci, artisti di Leonardo da Vinci, che inventori, quindi diciamo la mente c'è, però magari la cosa che appunto deve un attimo cambiare forse è la mentalità per quanto riguarda il business, aprire la mentalità appunto per nuove idee, insomma.
Sì, la Brexit ha cambiato molte cose, soprattutto per quanto riguarda le tasse, molto più alte, è diventato molto più costoso. L'idea di aprire e di espandere qui a Londra si può fare, insomma. Sì, ci sono ancora tante opportunità per chi ci sono tante opportunità. Ah, per chi viene da di fuori adesso è un po' più difficile per quanto riguarda i nuovi permessi per stare qui, però. Ma diciamo lavori sempre nella ristorazione, in sala, anche in cucina, quindi diciamo questi sono stati loro. E anche musicista, ho fatto dei concerti appunto. Beh, diciamo dietro alle quinte c'è anche comunque la mia ragazza che mi aiuta per quanto riguarda i social e tante altre cose. Ah, sì. Però diciamo stando qui purtroppo lo spazio è quello che è, quindi sono una persona a postare tu. Beh, è work in progress. Okay. Acqua in bocca perché è top secret, sì. Però forse Pincatella 2 sarà a Roma. Ok, grazie Gabriele, è tutto, ti lasciamo lavorare. Grazie a voi. Ragazzi, allora, a presto. Ma vogliamo ricordare dove ti devono venire a trovare tutti gli italiani e tutti quelli che ci guardano. Allora, venite ad Hampstead, 40 Roslyn Hill, vicino al Hampstead Heat Park, c'è la cabina, il Pincatella, la focaccia più piccola del mondo. Gabriele e la mortadella vi aspettano, ciao. Ciao. Bravo. Se la storia di Gabriele e Pincatella vi ha emozionato, ispirato, vi ha ricordato un'altra storia che vale la pena raccontare, fatecelo sapere nei commenti o sui nostri social. Noi proveremo ad andare a trovarli e a raccontare tutte quelle piccole storie che ci rendono orgogliosi di essere italiani. Alla prossima, ciao.